Luci nel Parco presenta il cartellone estivo, ma soprattutto presenta anche nuovi spazi dedicati alla musica, dedicati ai giovani, dedicati alla formazione. Cosa prevede il programma di luglio e di agosto? 5 appuntamenti esclusivi, saggi, spettacoli di studenti di musica, si parla di laboratori di teatro, laboratori di percussioni fatti con strumenti di riciclaggio e laboratori di canto, mentre il dopo cena ci saranno 8 appuntamenti, uno dei quali molto importante che si chiama La musica di domani, dove andremo proprio a scoprire i nuovi talenti emergenti del territorio. Poi ci saranno eventi dedicati proprio agli emergenti più strutturati con contratti discografici come Irene Biagioli, come Serena Matù, e poi uno spazio ai professionisti, a coloro che vivono di musica.